Ieri sera nel quartiere di San Girolamo una santa messa officiata da Don Sergio Buonvissuto, quindi la scopertura della panchina rossa dedicata a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza. L'iniziativa è stata condotta dalla nostra giornalista Margherita Trupiano, che ha parlato di un caso diverso che configura ancora una nuova forma di violenza. Il sindaco Francesco Miccichè ha poi rimosso il drappo rosso tra la commozione della folla presente e del comitato organizzatore con in testa Mario Gallo. Don Sergio, oggi il trigesimo di Patrizia qui presso la chiesa all'Abbadiola, ecco, lei ha voluto ricordarla nella sua omelia e anche la scopertura di una panchina rossa proprio affinché chi passa da questa strada si ricordi e non dimentichi eventuali mali che può fare. Sì, è vero, il ricordo di Patrizia è sempre vivo nel cuore di questa comunità parrocchiale e come dicevo nella messa Siamo in attesa che il anche sindaco nella arrivi città. per avviare la E proprio scopertura questo della ricordo panchina vuole che essere, si vuole vediamo di concretizzare attendere appunto con qualche questa minuto, panchina grazie. che abbiamo deciso di inaugurare e di mettere alla vista dei passanti. Perché vuole essere uno sprone, vuole suscitare una riflessione per chi, ahimè, perpetra la violenza in tutte le sue forme nelle case, a discapito soprattutto dei più deboli, quindi la donna, i bambini, perché dicevo, non è la violenza e il femminicidio, sì, è vero, non è soltanto, ecco, accanirsi contro la moglie, la fidanzata, la donna in genere, ma ci sono tanti tipi di violenza in famiglia che sappiamo che sono all'ordine del giorno, no? Ecco, e allora diventa veramente uno sprone e noi speriamo che chi passa possa riflettere, possa veramente riguardarsi da possibili. Patrizia era conosciuta in questo quartiere? Sì, era molto conosciuta, abbiamo fatto la fiaccolata, mi ricordo ancora quanta gente era presente, proprio perché la mamma da ragazza abitava qui, proprio in queste viuzze del centro storico, era molto conosciuta, sì, è molto stimata anche per la sua allegria, la Quindi un sua. gesto bello questo che la parrocchia sta facendo. Sì. E ci auguriamo, ma del resto ci accodiamo a tanti altri gesti che in tutta Italia, in tutto il mondo fanno, no? E noi vogliamo, però, noi vogliamo dare appunto questa sottolineatura cristiana, no? E ci rivolgiamo soprattutto a chi professa la fede, a chi si dice cristiano, che non si può essere cristiani, discepoli di Cristo, cattolici, chiamiamoli come vogliamo, se poi nella vita c'è questa incoerenza con la fede che si professa in chiesa, no? Grazie invece per quello che hai detto, per le considerazioni, anche perché il femminicidio purtroppo, siamo nel 2024, ma se ne parla quasi quotidianamente, quindi questa è una piaga sociale. Io ringrazio comunque la comunità, quella di San Gerolamo, per la sensibilità, perché è la memoria quella che è importante. Non si deve dimenticare assolutamente l'episodio che è successo, l'episodio come Patrizia, anche di tantissime altre donne. Quindi la memoria è fondamentale affinché chi viene dopo di noi possa ricordare, possa capire in effetti quali sono i disagi sociali che, come tu hai evidenziato, si trovano in ogni famiglia, che sia anche da monito, che sia anche da sprone per chi purtroppo subisce queste violenze e spesso non riesce anche a esternarle. Bisogna cogliere anche quei piccoli particolari, quelle piccole avvisaglie, io parlo anche da medico, che spesso magari noi non siamo interpellati, non siamo coinvolti in qualcosa che potrebbe anche far prevenire poi la tragedia come poi spesso è successo. Mi fermo qui, ringrazio il parroco, ringrazio veramente tutta la città di Agrigento e anch'io ho qualcosa in programma, non lo voglio dire ora perché è una sorpresa, ho riservato per Patrizia. Grazie.